cari amici, oggi vi propongo un esercizio finalizzato a acquisire la scioltezza delle mani, non scordandoci di farlo col classico e solito divertimento. Allora, il materiale, vabbè, se volete un pennello per non soffiare, così non sputtacchiate sul foglio, una matita, qui ne ho di diverse gradazioni, un H che utilizzerò inizialmente, e poi una 3B, una gomma a forma di matita, molto utile, un lampostil, una Biro, un Micron, io ho quello dello 0D2, un'altra gomma e se desiderato della gomma pane. Inoltre vi è una puntina che fisserò subito in questo punto qui e poi capirete il perché. Bene, infine manca o una squadra o una riga, vostra preferenza. Allora, comincerò con col disegnare un cubo in pratica e niente, vedrete cosa eseguo e come lo faccio. Io utilizzerò in pratica un cubo, effettuerò un cubo di 8 cm di lato, di quadrato chiaramente, e poi non vi resterà altro che suddividere il quadrato ottenuto a 2 cm alla volta. Quindi ogni lato, ogni quadratino all'interno del quadrato che effettuerò sarà di 2 cm. Tantissimi di questi esempi li potete recuperare sul web, su YouTube. Iniziamo! We could be lovers in a crazy romance.
qui traccio una diagonale che unisce il lato inferiore sinistro con quello alto destro del cubo della faccia laterale. Perché? Perché questo mi dà un'indicazione su come proporzionare i quadratini, grosso modo, poi regolo a vista per poter ottenere in prospettiva gli spazi più o meno proporzionati. Ciò, i punti di intersecazione inferiori li faccio confluire attraverso delle linee parallele orizzontali in basso nel lato inferiore, in questo caso, che poi, come vedremo, diventerà il lato a tutti gli effetti. Più o meno, ok? Accontentatevi per le semplificazioni e adesso andiamo a colorare